Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 29 agosto, siamo Nel 29 oggi. nell'abitazione del nostro amico Giancarlo Raina e vogliamo avere una anticipazione di quella che sarà la mostra degli ultimi suoi dipinti e in particolare queste 4-5 ultime opere. Giancarlo, mi sembra di ricordare che queste cinque opere siano la tua ultima fatica progettuale ed esecutiva. Puoi descriverci un pochino anche la genesi dell'idea, ecco. Innanzitutto hanno dei titoli, hai già Sì, dato dei. alcuni sì, alcuni no. Quella è una Questo. forma estremamente geometrica, quindi si rifà all'astratismo che ho sempre fatto. E, Questo. esatto. Questo qua. E gli altri hanno un richiamo figurativo, ma diciamo che il figurativo è un pretesto, in realtà è sempre astratismo. A me interessa il rapporto tra le forme, le tensioni interne, le dinamiche. Queste sembrano pietre Sembrano pietre, sono forme geometriche. in un È mare provocatorio perché l'ho intitolato Pietre contro il mare infuocato. Non esiste infuocato, un mare certo. È infuocato. un pretesto che però dà origine alla genesi artistica. E queste figure verticali, ad esempio. Queste sono torri su un lago inclinato. Un lago inclinato non Esiste, esiste. Non certamente. esiste, è diciamo, una forma della mia mente, e quindi la figurazione è come provocazione, metafora della vita, però in realtà a me interessano le forme. Certo, noi comunque di questi dipinti faremo una mostra anche estemporanea in un giardino della città, ma poi anche quest'inverno in un locale della città. Vediamo un'ultima cosa. Queste forme lì sembrano un ventaglio, una serie di cunei che formano un ventaglio, qui dei parallelepipedi che formano una costruzione, Sì, sembra una piramide azteca. sono Che come dei cosa? muri, ma questo è un mare, è un muro inclinato, ma un muro inclinato così non può esistere perché cadrebbe, e quindi è un po' una provocazione. Diciamo che questo rosso qui, che nasce dalla forma verde, poi fa nascere quest'altra forma che si Ecco, sviluppa. quindi anche il colore nella pittura di Giancarlo Raina ha una sua funzione. Avete sentito? C'è quasi una fuoriuscita di questo rosso qua, di queste mattonelle, che poi vanno a formare questo il muro inclinato. E se vediamo da questa parte l'ultimo dipinto. Ecco, questa specie di, come È dire, di un'intersezione di piramide forme. molto, molto sottili, che cosa sono? Sono diciamo che da questa forma rossa nascono poi queste quattro intersezioni partendo da questo quadrato di origine e si sviluppano in questa maniera. Cioè, quindi l'ispirazione pittorica è sempre quella dell'astratto Astratto geometrico. geometrico che nasce soprattutto dall'inconscio. Perché io cerco di controllare col ragionamento, però è l'inconscio che mi fa fare queste cose. Probabilmente legato a quello che è il senso della vita che ho io. Sì, Ecco. l'avevi Perché già. a volte tento di fare delle forme, faccio delle forzature, però poi alla fine non mi piacciono perché sono forzate. Invece queste nascono più d'istinto e poi cerco di controllare naturalmente i rapporti tra le forme, cercare un equilibrio. E non farmi prendere la mano dall'esagerazione, Sì, e il colore è supporto delle forme. no, ma dunque equilibrio, questa è una parola chiave, però è un equilibrio formale o sostanziale? L'uno e l'altro, direi, l'uno e l'altro. Riprendi un attimo, perché voglio nello specifico
analizzare questo dipinto. Hai detto che da questa zona rossa Sì. si diparte attraverso questo quadrato. Quadrato. C'è questa costruzione che È ha. come se quel quadrato fosse una forma organica dalla quale poi si sviluppano queste quattro forme che naturalmente, essendo perpendicolari, creano delle forti tensioni interne. Quindi è una sorta di gemmazione. Sì, anche, Gemmazione. sì. Benissimo. Allora, questo è solo un anticipo perché non vogliamo andare oltre, visto che ci saranno due esposizioni, una prima della fine dell'estate all'aperto. Io ho suggerito di avere un contesto così della natura, alberi e prato, dove penso che queste opere possono benissimo inserirsi, e anche il discorso che ha fatto il nostro Giancarlo, anche se in qualche modo potrebbe essere contrapposto, l'astratto, il concreto, le forme viventi, le forme astratte, in realtà si fondono in un unico discorso, perché comunque l'ispirazione che tu hai è sempre un'ispirazione ancorata sia alla tua parte subconscia, ma anche alla parte, Esattamente, diciamo, della vita, no? esattamente. Hai parlato della concretezza della tua idea di vita. Va bene, diciamo, salutiamo il nostro micino qua, come si chiama? Questo Non ha alcun nome. è un micio fortunato perché assiste alla realizzazione di opere d'arte. Questo ha assistito a tutte le tue i tuoi parti artistici? Sì. Benissimo. A volte cammina sui colori anche. Ciao, quindi tu hai un animo poetico e artistico. Va bene, a questo punto io e Giancarlo vi salutiamo. Un saluto caro a tutti voi di Svegliati Alessandria. Arrivederci, arrivederci a tutti.